Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Potete sempre vedermi con la mia bellissima tiara, che sono provato a mettermela anche sui capelli legati. Non fa tantissimo caldo, però non avevo voglia di sciogliermeli perché sono tutti arruffati e oggi devo fare un trattamento particolare. Però sono ancora belli rossi, quindi va bene. La mia tiara è storta, io la vedo storta, ma voi non so come la vedrete. Meglio la vedo storta. Allora, ho ancora purtroppo questo bellissimo fularino leopardato che adesso è messo girato. Perché ho messo il contrario, perché io ho dei problemi. Perché ho finito la cura finalmente per la cervicalgia. Quando vedrete questo video, spero che mi sarà già passata, però per sicurezza, visto che a Torino il tempo va e viene come cazzo vuole lui. Fa caldo, fa freddo, fa caldo, fa freddo. Piove, nevica, tempo grande. No, ma grandi nevica non ancora, però ha grandinato un giorno. Scusatemi, sto ancora facendo colazione. Allora, concludiamo i regali di compleanno. Almeno quelli che mi sono arrivati. Allora, l'avete già visto nella mia live. Se non l'avete visto, andate a vedere la mia ultima live. Per il momento non sto più facendo live perché purtroppo non ho tempo. Perché ho tantissime cose da fare. Quindi scusatemi anche se sono magari inattiva da qualcuno di voi, ma purtroppo questo mese sono piena sul calendario davanti a me. Tra l'altro, sì, la luce è migliorata perché ho un faro puntato in faccia quando faccio video, ma lo faccio apposta. L'unica cosa problematica è che il cavo è corto. Quindi ogni volta devo spostare tutta la scrivania contro il muro. Però se riuscirò poi migliorerò la postazione un pochettino, se riesco, sì. Però ho il ventilatorino che tra l'altro devo pulirlo, che mi fa aria. Solo che c'è un po' di polverina, un po' di polvere, dopo che la devo togliere. Ho notato che i miei ventilatori prendono molta polvere. Comunque procediamo, non tergiversiamo. Come si suol dire. Tra l'altro c'è un altro ventilatore di qua che sta girando, se sentite rumore è quello. C'è un gigante a piantana che se vedete le tende che si muovono è il ventilatore perché non c'è vento. Cioè si sta bene fuori, perché comunque vedete, sono vestite e tutto, però preferisco stare fresca che avere caldo. Ho dei problemi io. Allora, come avete potuto vedere già nella live del mio compleanno, che vi invito ad andare a vedere, se no ve la lascerò sotto, se non ve la lascerò sotto perché mi sono dimenticata. Comunque, questo regalo arriva da Sara, Sara C, perché io ho due Sare, Sara la gnocca e Sara Cannella la chiamo, però vabbè, Sara C, perché il suo cognome è Cassetta, quindi Sara C la chiameremo, l'altra Sara, quella più grande, ecco, perché è la più piccola. Mi ha regalato questo visito qua, che avete già visto in live, mi è arrivato dalla mia lista di desideri Amazon, che ho dato sempre sotto in descrizione, quindi se a caso mai voleste farmi un pensierino, dove c'è anche la caroncina, ovviamente non vi apparirà più dalle cose che ovviamente ho ricevuto, ma vi apparirà infatti altri vestiti. Ci sono altri vestiti come questo qua, penso che sia rimasto forse ancora qualche colore. Adesso devo aggiornarla la lista, però comunque ripeto, ci sono anche delle cose strane, devo aggiornarla perché non ho ancora avuto tempo per il mio compleanno. Comunque l'ho presa dalla mia lista di desideri Amazon, è rigorosamente rosso. Io ne ho ordinato un altro, ve lo farò poi vedere, del colore delle mie unghie. È stupendo, anche perché mi trovo benissimo. Adesso vi farò una magia e me lo vedrete indossare. Eccomi qua. Allora, vi faccio vedere, devo allontanare ovviamente le cose. C'ho sempre il mio fularino. Cambia in base a come mi viesto. Questo è quello che uso per uscire, che è un po' più spesso, perché dietro mi copre tutta la nuca. È sempre rigorosamente bianco e nero. Purtroppo sì, non ne ho quanti altri, perché sono unici leggeri. Sembra una specie di dama, però adesso allontanerò la fotocamera per vi farò vedere come è fatto. Allora, questo praticamente è il vestito, e ovviamente a fascia. Ho tolto qua la fascia, dietro rimane così. Ovviamente adesso c'è questo qua dietro, però rimane tutto così, aperto dietro. È abbastanza lungo, nel senso che rimane più o meno, non so come farvi vedere più di tanto. Aspettate, allontaniamo ancora di più la fotocamera. Più o meno così, vedrete in tutta la mia potenza e bellezza. Rimane leggermente stretto qua e poi ha le fasce qua. Questa parte qua ha un problemino che casca ogni tanto. Io l'abbino con la camicia, che ho questa qua. Io l'abbino con questo qua. Infatti ieri sono uscita con questo, anche stasera uscirò con questo. L'abbino con la camicia, questa qua, così. Sì, io sono molto elegante, lo so. Con questa camicia so che la fantasia non c'entra in cazzo. L'abbino con questa, perché ovviamente sono tutta scollata e nei pullman ci sono tipo 30 gradi sotto zero. L'abbino con questa qua e questo qua sarebbe il vestito. Praticamente è tutto qua aperto, che io li adoro tutti aperti. Adesso mi siedo per finire il video, così poi mi spoglierò. Ok, ce la posso fare? Mi sono intrappolata, ok, ce la posso fare.
praticamente l'ho scoperto sotto reggiseno nude, cioè color carne, che tra l'altro sono pure aumentata d'Italia. Che bello, il mio ragazzo è contento, io non più di tanto. Comunque molto bello perché, a parte il sostegno che mi dà, rimane abbastanza attaccato, a parte questa parte qua che potete già vedere, che è proprio fatta così. Ogni tanto devo controllare che non scenda giù, tipo ieri sera ce l'avevo fino a qua, e meno male che avevo la camicia sopra perché c'erano nel pullman tipo 4 gradi, stavo morendo di freddo. Però devo dire che è comodo, il tessuto è molto leggero, tanto non vedete le mie gambe. Allora, se da seduta arriva tranquillamente anche sopra le ginocchia, però va benissimo, cioè nel senso non è che lascio vedere chissà che cosa, non è trasparente. Il tessuto è molto fresco, per quello ho deciso di ricomprarlo di questo colore qua, che sarà proprio così blu, blu intenso, non vedo l'ora che arrivi. Poi vi farò ovviamente un unboxing, perché ho ordinato varie cose. Su questo ci tengo particolarmente. Io adesso ora mi vado poi a cambiare perché ho freddo. Comunque l'abbino sempre con questa, so che non c'entra un cazzo la sciarpettina, però purtroppo non ne ho altra. Questa mi trovo abbastanza bene perché questa qua è leggera, però al taschino, perché qua ci metto il coso del pullman o le salviette quando mangio, queste cose qua. Diciamo che mi piace. La cosa che mi piacerebbe prendermi, visto che tanto mai con le mascherine, la mascherina io la porterò sempre. Perché finché non ci sarà il vaccino io la porterò. Mi dispiace se il governo mi dice che la posso anche non portare, però ieri ci hanno ripreso dentro i centri commerciali e adesso c'è anche nell'interfono della GTT di Torino, che nei luoghi chiusi è obbligatorio. Quindi se riuscirò, penso che vorrei prenderne una online colorata. Ci sono anche quelle double fax, magari volevo prendere una rossa e dall'altra parte se riesco a trovarla o bianca o nera. Se no, la cosa perfetta sarebbe blu e rossa. Non so se le fanno. E c'è anche addirittura lo spazio, metterci dentro un filtro aggiuntivo, sono tutte lavabili. So che ci sono anche quelle più sgargianti, tipo come Lilo e Stitch, queste cose qua. Però ne volevo una che fosse unicolor. Proprio da abbinarmela. So che magari può sembrare una stronzata, io ho quelle chirurgiche per ora uso. Però magari, che ne so, devo andare fuori appunto a cena, tanto un po' me la toglierò. Però mi piacerebbe prendermene una anche in tessuto, più che altro perché quelle chirurgiche a volte si spaccano. E quindi magari una in tessuto la vorrei, tanto mal che vada la uso il Torino Comics, non è che la butto. La posso usare e magari la posso cucire o disegnare poi sopra quando finirà tutto sto putiferio, per comunque usarla. Tanto comunque penso che le mascherine possono sempre essere utili, perché comunque noi in Italia non viene usato, ma in Giappone le mascherine le usano anche quando la gente ha raffreddore, per non appestare la gente. Le usano comunque nonostante tutto, se hanno problemi di salute, se comunque possono essere epidemici per gli altri, se comunque hanno problemi respiratori. Poi da noi non è questa cosa, ripeto, non è usata, né, come anche il fatto di togliersi le scarpe per entriamo in casa. So che va fuori tema, però. Comunque, grazie Sara per il bellissimo vestito, ti ringrazio ancora. Gli ho fatto anche lei il regalo di compleanno, perché facciamo tutti il compleanno insieme amorevolmente. Lei ha fatto 30 anni, quindi colgo anche l'occasione, anche se questo video uscirà una settimana dopo il suo compleanno. Auguri Sara. E grazie per il bellissimo vestito. E a me il rosso fa impazzire. Total red ora sono. Comunque vi lascerò poi una delle foto che ho fatto quando l'ho messo la prima volta. Sempre con questa, già, sempre con questa specie di camicetta sopra, che è veramente bella. So che magari non mi sa figa come ad altre ragazze, però vabbè, lo stesso. Mi piace comunque tanto. Mi piace questa fantasia da toglietta, sì. Trovassi la gonna sarei contenta, anche se sembrerei una bajour, penso. E niente, vi saluto, ringrazio ancora tantissimo Sara per avermelo regalato, grazie Sara, non ha nessun canale YouTube, ma se vi lascio, se avete il suo contatto di Instagram se volete salutarla. E niente, grazie ancora Sara, e niente, ci vediamo nel prossimo video, se volete, i regali sono finiti, mi auguro, mi spero, anzi no, spero di no, io spero di riceverne altri, anche in ritardo, regalatemeli sempre i regali, però per ora i video riferiti ai regali, almeno di compleanno, penso siano finiti. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.